Buona domenica, appassionati di pasticceria, appassionati di dolci. Anche oggi vi saluto dalla pasticceria Pan dell'Orso di Scanno insieme al nostro Angelo Di Masso. Bentornati, ciao Jennifer, è sempre un grande piacere. Ci avviciniamo alla primavera. Finalmente, finalmente, anche se qui, insomma, le temperature sono ancora rigide, sì. Però ci avviciniamo alla primavera. Alla bella stagione. Poi devo dire che Scanno è talmente meravigliosa che sia in inverno che in estate che in primavera offre veramente dei paesaggi. Che dire, io ogni volta che arrivo qui e passo da Villa Lago e salgo a Scanno, dico, io sono proprio dove voglio essere. Sì, no, noi iniziamo realmente dalla Valle del Sagittario, dico già come è definito la sua azienda, Nunzio Marcelli, la porta dei parchi, no? Sì. Perché veramente iniziando da Cocullo fino a salire su dopo Anversa, salendo su da Villa Lago, col Sagittario, è un'oasi meravigliosa. In ogni periodo, dall'autunno c'è una colorazione straordinaria, arrivare adesso alla primavera che comincia tutto a fiorire, è ovvio, è un po' più lento rispetto alla zona esterna dell'Abruzzo, del mare, ma perché comunque le temperature sono quelle che sono, però i colori che si formano meraviglioso. Sì, meraviglioso. Ma l'Abruzzo è una terra meravigliosa tutta, certo, ma veramente proprio questa zona ha qualcosa di magico, ha un fascino tutto suo. Verissimo. Veramente. Allora, oggi che cosa ci prepari? Allora, oggi è un prodotto, un pasticcino semplicissimo che io lo utilizzo anche per delle basi, delle monoporzioni che... Se tu sarai felice, più avanti faremo una monoporzione che si chiama Oro d'Abruzzo, base allo zafferano, è un inno allo zafferano, il nostro oro. Invece questi sono dei polentini allo zafferano, fatto con della farina di un mio amico di Intro d'Acqua, che mi dà questa farina straordinaria. Questa è farina di mais. Farina giusto? Di mais, che nostra, bella. Abruzzese. E poi diciamo che è una ricetta di una pasta frolla, sì. Dove io gli ho aggiunto della composta di arance, sì. Lo zafferano dei pistilli dell'Aquila di Navelli, che è straordinario, un profumo incredibile, che insieme all'arancio si sposano benissimo, sì. E alla farina di mais. Un matrimonio felice quello di zafferano e arancia. Sì, giustamente. E andiamo a utilizzare delle tuorli sodi, perché il tuorlo sodo, non ci sono liquidi all'interno di questo pasticcino, perché il mio scopo era quello di creare un pasticcino molto friabile, okay. Ma allo stesso tempo che durasse con un po' più a lungo, mantenendo i sapori sia dello zafferano che dell'arancio. Il procedimento che noi andiamo a fare è un procedimento di pasta frolla, miscelando burro, zucchero, uova sode prima setacciate, e le farine insieme. Come si inseriscono le uova sode nell'impasto? Allora si prende un setaccino, sì. Lo si passa, sì. Si schiacciano le uova e diventano quasi una farina, okay. E si vanno tutto poi chiaro? A miscelare. Alla fine del nostro impasto avremo questa struttura, okay. Vedi? Sì. Proprio bella soda. Soda, sì, asciutta, soda non asciutta, ci sono, esatto. Ma una friabilità enorme. Superiore. Ora noi possiamo fare o stendere la pasta con un mattarello, sì. Oppure con un bilancino, io preferisco usare un coppa pasta, utilizzare lo spessore di 1 centimetro, 2 centimetri a seconda della grandezza che noi vogliamo realizzare. Si fanno delle sfere in questa maniera. Poi si fa un buco al centro, una pressione, okay. E andiamo a mettere la nostra composta di arance all'interno, okay. E si mettono sulla teglia, così come puoi vedere alla tua sinistra, si mettono in file da 4, da 5, a seconda della grandezza del forno che noi abbiamo, sì. Una cottura di 200 gradi per circa 8-10 minuti. Questo è il tempo, varia
a secondo della tipologia di forno che temperatura noi... Temperatura più o meno? 200 gradi. 200 gradi. Non, 180, 200, ecco, questo oscilla da forno a forno. Okay. Direi una cosa inesatta dire questa è la temperatura esatta. Al mio forno ventilato sono 200, certo. A un forno di casa anche 160 gradi, 170 ma infatti gradi. I tempi di cottura sono veramente soggettivi, perché io vedo che c'è tanta differenza anche tra forno e forno, proprio in case diverse, perché il forno elettrico di casa mia a 200 gradi magari carbonizza le cose. Sì. Invece il forno elettrico magari della casa di fianco no, quindi dipende molto dal tipo di forno, da come arriva anche la corrente, l'energia elettrica, sì. Per cui insomma è sempre un po' soggettivo, ma credo che comunque le nostre telespettatrici conoscono bene i loro elettrodomestici. Allora, quello che, scusami se ti ho interrotta, quello che è importante è secondo di quello che noi dobbiamo realizzare, cioè se abbiamo la necessità di un prodotto che sia molto friabile e asciutto, quindi noi dobbiamo far evaporare, la temperatura può essere più bassa, ma se noi dobbiamo avere, poi ovvio, un pan di Spagna, sì. No? Che non dobbiamo bagnarlo con il liquore, ma avere una morbidezza e che comunque rimanga nel tempo, sì. Dobbiamo utilizzare, ovvio, a parte il procedimento che varia e gli ingredienti, ma poi il forno e la cottura è importantissimo. Qui la nostra, oltre al procedimento dell'uova soda senza inserire i liquidi, ne abbiamo quasi, non del tutto privi, perché nel burro c'è comunque una parte di liquido. Però andiamo a ridurre. E andiamo a ridurre anche con la cottura, abbassando la temperatura, come ti dicevo 170-180, quindi facendo asciugare completamente il pasticcino, quindi rimane molto friabile ma non stopposo. Non stopposo. Perché è la cosa che dici, vabbè, io l'ho asciutto, però quando poi a volte mi è capitato... Si rompe il dente. Ecco, no, non tanto quello, quando tu ti trovi a volte, sai, dici, ma che lavoro fa il pasticcere, no? Vuole assaggiare questo dolcetto che faccio io. A volte... No, sono buoni, ma a volte si fa fatica a mandare giù quello che si mangia. Ecco, allora, questa è una ricetta semplice, ma allo stesso tempo invitante per il tè, per la prima colazione. Ma sì, perfetta anche da offrire anche con un caffè o quando abbiamo degli ospiti che arrivano improvvisamente a casa, anche perché comunque magari possiamo conservare questi pasticcini in un contenitore ermetico e quindi durano tanto. Una mia curiosità, Angelo, visto che comunque mi piace moltissimo questo abbinamento delle aree con lo zafferano. Sì. Lo zafferano lo andiamo a inserire nell'impasto, sì. Giusto, i pistilli, ma dobbiamo prima scioglierli in acqua, li mettiamo nel burro, cioè come li inseriamo nell'impasto? No, no, allora, come ti dicevo, questo è un procedimento, una pasta frolla molto friabile, okay. Perché la componente friabile la dà il tuorlo sodo e la fecola. Okay. Fecola dà friabilità, quindi sì. Allo stesso tempo dà anche un senso di in bocca che si sciolga, sì. il prodotto. Ora prendiamo i pistilli, li maciniamo. Ok, quindi a secco. A secco, okay. Vanno macinati. Perfetto. E inseriti all'interno del burro. Okay, e quindi solo... si mantiene il sapore, ovvio. Io ho messo 4-5 pistilli, adesso non ricordo con esattezza la ricetta, sì. Che poi... Abbiamo fatto un mezzo chilo, erano, se non sbaglio, 300 grammi di farina, 300 grammi di farina, 100 di farina di mais e 100 di fecola. Di fecola, se giusto. Non sbaglio. Sì, giustissimo, ti ricordi meglio di me. E quindi di conseguenza, ecco, l'importanza, cioè se uno vuol far sentire di più lo zafferano, cioè, ne mette 4-5 cosa... pistilli in più, insomma, voglio, okay. dire, non troppo, perché comunque lo zafferano è ha anche invadente. Una sua grande, sì, esatto. Personalità, certo. E si sente, insomma, non è per altre ricette, va messo in infusione. Esatto, sì, per i risotti, anche per altre qualunque cose. Cosa, anche per i dolci, anche quando poi faremo, se tu mi darei questa pubblicità, no? Questa possibilità. Ma certo, di poter fare questa ricetta, sì. Farò vedere l'utilizzo dello zafferano. Come all'interno, no? Di no? Questo dolce molto strutturato. Assolutamente sì. Assolutamente sì, vi prometto che faremo anche questa cosa, perché lo zafferano è un prodotto che io amo particolarmente, che racconta tanto il nostro Abruzzo e che è veramente versatile in cucina. Quindi questo utilizzo nei dolci lo trovo veramente intrigante ed interessante. Sì, sì, sì. Grazie Angelo. Grazie a te Jennifer e un saluto ai nostri telespettatori di Rete 8 e grazie per seguire le nostre puntate. Che potete rivedere anche su YouTube. Ci vediamo domani.